Fasano è alla ricerca di una vittoria per tenere altissima la sua quotazione in classifica, l'Agropoli invece è alla ricerca di punti per riuscire a muovere la classifica che da 3 settimane non riesce a muovere, cioè dalla partita di Vallo della Lucania, dopo della quale la squadra ha subito 11 gol, o meglio 13 gol in 3 partite, con 3 sconfitte consecutive, la dimissione di un tecnico, ne è arrivato un altro, Procopio, che siede ora in panchina ad Agropoli. Camarà, palla a giro sulla linea, la palla viene respinta, c'è il fuorigioco netto, non dà il fuorigioco e la squadra ospite va in rete alla primissima azione. Ancora Follazzo e la palla è andata sul suo piede, Cavaliere, non c'è fuorigioco, tiro di Cavaliere, bellissimo, e la palla toccata finisce fuori di poco. Il numero di Camarà, la palla sul Sollazzo, il passaggio di ritorno, Camarà, Camarà, il cross in aria, rete, segnato Agate, il pareggio dell'Agropoli. L'azione è stata molto bella, avviata da Camarà. Camarà, ancora lui, palla sul sinistro, converge poi di destra, il colpo di testa di Sollazzo e la palla si alza di pochissimo sulla traversa, l'Agropoli è vicino al vantaggio. La meglio i giocatori ospiti, la palla arriva a Diaz, lo scambio, intensificano la pressione, Cavaliere, Diop, la palla che sorvola tutta l'area di rigore, nuovo entrato, il 19, sì, e al primo minuto il Nardò sfiora il vantaggio, Sollazzo, c'è già fallo su di lui, l'arbitro non l'ha fischiato, ora l'ha fatto lui però, nemmeno fischia l'arbitro, Camarà, anzi Tinei. No, è Camarà, Sollazzo, il tiro, rete, proprio lui, l'Agropoli è in vantaggio, uno dei peggiori, dobbiamo dire, giocatori dell'Agropoli, e l'Agropoli è passato in vantaggio. Palla lunghissima, Bonfini di testa, batti e ribatti, il tiro di Diaz mancato, poi arriva il tiro, rete, ha segnato Diaz. Ha segnato Diaz da fuori aria, quasi di punta l'ha piazzata, portiere non ci è arrivato.